lezioni più pazze del mondo, capitolo 2, con la legge pessima elettorale con cui non possiamo scegliere nulla e anche con una serie di bugie di fandoni. Berlusconi che si attribuisce addirittura i soldi del PNRR che in Italia ha portato Conte. Ma devo dire a che punto dobbiamo arrivare e soprattutto che cosa sta accadendo. Sta accadendo che abbiamo una legge elettorale pessima. Con questa legge e con la divisione di tutte le aree cosiddette progressiste ecologiste, il centrodestra rischia di prendere 120-130 dei 147 collegi della Camera dei Deputati. In pratica non c'è partita. Il centrodestra ha deciso di fare una coalizione, anche non amandosi, in cui il principio qual è? Chi prende un voto in più sarà il nostro candidato a premier. Quindi Meloni, Salvini o Tajani per Forza Italia fanno questa competizione. Dall'altro lato il PD ha fatto un accordo con Calenda, che ha fatto infuriare anche gli altri possibili alleati, di due paginette, come vi ho detto ieri, e poi dall'altro lato c'è la lista di Conte con il Movimento 5 Stelle, è aperta alla società civile, poi vedremo come, poi c'è Renzi che fa un'altra lista per conto suo sul versante centrista e poi c'è De Magistris che fa un'altra lista che è con Potere al Popolo e Rifondazione Comunista. Quindi noi avremo nei collegi un candidato, quelli uninominali, noi abbiamo collegi uninominali dove c'è un candidato per ogni schieramento, quindi c'è un candidato di tutta l'alleanza del centrodestra che è data attorno al 45% dei voti nei sondaggi, poi c'è un candidato del PD con Calenda che è dato nel migliore dei casi attorno al 30%, forse anche meno, poi c'è un candidato del Movimento 5 Stelle di Conte che può prendere anche oltre il 15% dei voti, l'altra volta ha preso il 30%, ovviamente già l'Europea aveva preso il 17%, quindi può prendere comunque anche una buona percentuale, Renzi che punta ad arrivare, ovviamente cerca di arrivare al 3%, perché è lo sbarramento per cui solo così si può eleggere un parlamentare o alcuni parlamentari, e infine De Magistris, Potere al Popolo, Rifondazione, che hanno fatto una lista, anche loro puntano ad arrivare al 3%. Cosa accade quindi nel collegio? Che il centrodestra in blocco può prendere il 40-45% in quel collegio, il PD prende il 30%, i 5 Stelle prendono il 15%, magari anche di più, quindi insieme avrebbero il 45%. E un pochino prende Renzi, un pochino prende la sinistra, ma vince dappertutto il centrodestra, perché anche dove il centrodestra è un po' più debole, sta al 36-37%, alla fine il PD e i 5 Stelle e gli altri avranno i voti inevitabilmente divisi. Quindi un'elezione dove il centrodestra parte non avvantaggiato, assolutamente super avvantaggiato, e dove tra l'altro abbiamo la difficoltà che noi cittadini non possiamo votare nel candidato uninominale diverso dalle liste del proporzionale, perché la legge, il Rosatellum, la peggiore legge della storia italiana, è considerata una delle peggiori d'Europa, è una mescola strana in cui il cittadino che va a votare non può scegliere nulla, può solo mettere una croce. Metti la croce sul simbolo che ti piace di più e automaticamente voti il candidato dell'uninominale collegato e non hai nessun diritto di scegliere con la preferenza chi ti piace di più, quindi praticamente passa solo il capolista sostanzialmente, o se una lista è molto forte il numero 2. E poi nell'uninominale non è che io posso scegliere uno che mi piace, ma devo scegliere, se scelgo quello mi trascino appresso i partiti che sono collegati, quindi non è un vero uninominale. Avevamo chiesto più volte, almeno dateci il diritto di avere due schede, una con cui scegliamo il candidato del collegio e il parlamentare futuro e una in cui scegliamo con le preferenze chi tra i quei 4-5 in lista preferiamo. Invece neanche questo è possibile. Ecco perché, come vedete, tutta la discussione è uno scannamento sui posti. Come si fa, come non si fa. Adesso il PDM è dato addirittura il diritto di tribuna. Che significa? Che uno che è di un altro partito, il leader, si può candidare nella lista di un altro partito più forte per essere eletto, ma poi hanno deciso che i leader dei partiti non saranno candidati nei collegi uninominali. E sembra una grande concessione, no, perché poiché i collegi uninominali sono quelli più a rischio perché li prenderà quasi tutto il centrodestra, dire che i leader dei partiti si candidano nel proporzionale significa cercare di salvare almeno i leader dei partiti dalla sconfitta
nei collegi uninominali. Ecco, questo è il quadro che abbiamo di fronte. Ormai c'è poco tempo perché entro il 12, il 13, forse il 14, l'ultimo giorno, per presentare i simboli e quindi anche le aggregazioni. Ovviamente, giusto ha detto Conte, lo ridico, che ha tacciato questo accordo PD Calenda con una sorta di, come dire, ammucchiata, perché ci sono temi diversi, si pensano cose diverse, c'è scritto in quei due paginette, una pagina e mezza in realtà, soltanto che praticamente si è d'accordo in generale sull'interesse nazionale, si parla di agenda Draghi, ma non si capisce cos'è l'agenda Draghi se non continuare con politiche non propriamente progressiste ed ecologiste, anzi un po' il contrario. Allora, questo è quello che abbiamo di fronte. Allora, è evidente che sono elezioni assurde, abbiamo poco tempo, facciamo tutto velocemente mentre siamo tutti distratti, ovviamente, dal caldo e dall'estate. Nessuno parla di programmi, non si sa quali sono i programmi, non c'è stato nemmeno uno straccio di incontro programmatico tra, come dire, il PD e Azione, perché ovviamente l'hanno fatto in una mattinata. Il centrodestra ha raffazzonato qualcosa, ma Berlusconi, che addirittura ha detto che lui ha portato in Italia i soldi del PNRR, quando obiettivamente lo sanno anche i Sassi, che era Conte il Presidente del Consiglio, che ha portato in Italia i soldi del PNRR, quindi della transizione ecologica e digitale. Questo è quello che vediamo. Ci sarà ancora un ultimo momento di capacità per le forze progressiste, ecologiste, di ragionare? Il PD riuscirà a tornare indietro su scelte fatte in modo assolutamente, come dire, sorprendente? Oggi un'altra intervista, il sindaco Marino, l'ex sindaco di Roma Marino, che dice al PD: ma che cosa state facendo? Bene, dare alla Camera 120, 130 collegi su 147 al centrodestra perché divisi è veramente una specie di, come dire, di follia. Ma le elezioni più pazze del mondo sono fatte appunto di follia.